lezione dedicata alla lotta per l'egemonia in Europa e alla unificazione tedesca. In questi 2 anni abbiamo visto insieme di fatto la nascita degli stati. Vi ricordo che lo Stato come organizzazione politica è una, Stato nazionale, è una formazione dell'età moderna. Molti stati nazionali abbiamo visto sorgere lo scorso anno lentamente a partire dalla guerra dei 100 anni. Abbiamo visto ovviamente la Francia, l'Inghilterra, la Spagna. Abbiamo visto, certo, un fatto l'accenno al Portogallo, e in queste settimane abbiamo visto la nascita dell'Italia come monarchia nazionale attraverso il processo del Risorgimento, e oggi vediamo nascere appunto lo Stato tedesco, la Germania. Vediamo la nascita di uno Stato, quello tedesco, a partire da una espansione militare e politica della Prussia, che come già sapete dai vostri studi precedenti di storia o anche solo per così cultura generale, uno Stato che avrà un peso decisivo nella storia del Novecento. Parliamo della Germania, che è uno degli stati più importanti della storia del XX secolo, per le 2 guerre mondiali, ovviamente, ahimè, per anche la salita e l'avvento del nazismo, per dunque tutta la tragedia connessa a quell'esperienza storica, ma poi anche per lo Stato nazionale tedesco, la Germania come grande paese di tecnologia, di organizzazione burocratica amministrativa, come grande locomotiva economica del vecchio continente. Ancora oggi sapete, la Germania è il paese con la prima economia del vecchio continente. Vediamo la nascita di questo Stato, ma la nascita della Germania me la dovete collocare all'interno proprio di una lotta per l'egemonia nel continente. Quali sono i due imperi avversari della Prussia che diventerà Germania in questa fase, diciamo, di metà 800, di primi decenni della seconda dell'800, cioè dal 1840, 50, 60, 70, in questi 30 anni di unificazione tedesca? Quali sono gli avversari della Prussia, gli stati, gli imperi meglio ancora, che vogliono ostacolare questo processo di unificazione? Sono due: sono l'impero asburgico, ovviamente, che è stato anche l'avversario del progetto di Italia unita, e dall'altro lato il nuovo impero francese guidato da questo personaggio comunque ambizioso, da questo personaggio estremamente desideroso di un'egemonia continentale, addirittura extracontinentale, cioè Napoleone III. Dunque, ripeto, primo concetto di oggi importante: la Germania, che si realizzerà come Stato unitario a partire dall'iniziativa politico-militare della Prussia, guidata poi da Otto von Bismarck, ma ci arrivo, realizzerà la Prussia, attraverso questo progetto politico-militare, l'unità della Germania, scontrandosi con due avversari che cercano di impedire questo progetto, e questi avversari sono l'impero asburgico con Francesco Giuseppe, va bene, e la Francia di Napoleone Bonaparte III, di Napoleone III. Va bene? Qual è dunque il quadro dell'Europa? Il quadro dell'Europa è il quadro di un'Europa in cui abbiamo chiaramente un impero asburgico in grande crisi. L'impero asburgico, dopo il congresso di Vienna, non è riuscito comunque a ritornare ad avere il controllo dell'est e neanche del centro Europa come aveva appunto nel Settecento. L'impero asburgico ha grandi difficoltà nei Balcani, la Serbia è diventata uno stato nazionale indipendente. In Ungheria, abbiamo visto la scorsa lezione, ci sono stati più volte moti insurrezionali, più celebri quelli guidati da Kossuth nel 1948, cioè l'impero asburgico ha perso i territori nei Balcani, ha una conflittualità con l'impero ottomano, anch'esso in crisi, sono diventati indipendenti i serbi, i magiari, cioè gli ungheresi, sono, no, sul piede anche della richiesta di indipendenza, dunque c'è un indipendentismo ungherese molto forte, nonché in Boemia e dunque nell'area della Cecoslovacchia non ci sono spinte indipendentiste, l'impero asburgico è in grande difficoltà. Aggiungeteci che ha perso la Lombardia, e ieri abbiamo visto, già accennandovi
la terza guerra d'indipendenza, perderà il Veneto, ma che rivediamo oggi. Dunque l'impero asburgico, che è un impero che è anche multietnico, è un impero nei secoli anche multireligioso, un impero composito, è sempre più fragile. Questo ragionamento ve lo tenete lì, perché il prossimo anno, quando facciamo la prima guerra mondiale, ovviamente l'impero asburgico è comunque in questa situazione di grande difficoltà per avere il controllo del territorio, perché uno Stato ha tra i propri obiettivi principali il controllo del territorio. Lo Stato è potenza. Ragazzi e ragazzi, lo Stato è potenza. Se c'è lo Stato, c'è solo un controllo del territorio, con la forza, con le leggi, tutte le leggi abbiamo fatto su Hobbes. In modo particolare poi lo Stato, quello autoritario, e la Germania diventerà uno Stato non liberal democratico, ma uno Stato autoritario forte. È chiaro? Dunque, primo avversario in condizioni comunque di estrema frammentazione e debolezza, l'impero asburgico. Dall'altro lato invece un impero ambizioso, guardo da un leader, vi dicevo appunto ambizioso, che ha una pretesa anche di crescita, perché la Francia ha avuto un percorso molto particolare, rivoluzione francese, restaurazione, tentativo di ritornare alla monarchia, mai subito la monarchia costituzionale, perché il tentativo di Carlo X è naufragato, abbiamo avuto il re borghese, ok, Filippo d'Orléans, i moti del 48, dunque spinte democratiche, liberali, addirittura di stampo socialista, e poi una repubblica presidenziale che diventa una repubblica cesarista, okay, retta da un uomo forte. Qual è la caratteristica di Bonaparte? È quella di governare ancora come il passato con il plebiscito, dunque il rapporto diretto, cose importanti, cose da mettere nella vostra cassetta degli attrezzi anche per capire la contemporaneità. Plebiscito, io il popolo. Io governo per il popolo, Napoleone III, va bene? La Francia deve stare in pace e in benessere per i francesi. Dunque un rapporto diretto, ovviamente, con il popolo, anche dei suoi discorsi. Noi non siamo ancora all'epoca dei discorsi alle masse, perché servono chiaramente dei mezzi di comunicazione, saranno la radio, la TV e oggi i social. Però tendenzialmente è Napoleone III un leader in realtà non carismaticissimo, è chiaro, ma che tende di essere carismatico e utilizza tecniche sul plebiscito. E cos'ha però di importante la Francia che altri stati non hanno e che da lì a poco invece avrà la Germania anche? Ha una burocrazia estremamente capillare e efficiente, la burocrazia francese, il tessuto amministrativo francese molto importante, e poi ha molti tecnici, dunque una dimensione tecnocratica nei posti giusti. Cosa vuol dire? Ha molti tecnici nei ruoli chiave di uno Stato, o dei tecnici nell'ambito militare, nell'ambito edilizio, nell'ambito amministrativo, nell'ambito della riscossione delle tasse, nell'ambito del catasto, nell'ambito dell'organizzazione della marina, dunque dei commerci marittimi. Cioè la Francia ha uno scheletro statale tra i più forti dell'Ottocento. Francia, la Francia è lo Stato più Stato. Quello che vi racconto in questa lezione ultima dell'anno, di fatto, è come nascerà un altro Stato estremamente forte, tecnocratico, burocratico, amministrativo, efficiente, organizzato, che è la Germania. Ma la Francia è sicuramente lo Stato più organizzato. Ed è un'organizzazione diversa da quella inglese, è chiaramente più organizzato di quella che è in crisi, lo sapete, la monarchia comunque spagnola, del Portogallo e della nostra neonata Italia, la quale ha un apparato amministrativo che è quello sabaudo, che cercherà di imporsi in tutto il regno, andando anche a collimare con la burocrazia del papato, quella del Granducato di Toscana, con quella del Regno delle Due Sicilie. Cioè costruire un'Italia mettendo insieme più regni è complesso. È chiaro che avete un impero francese in crescita, anche di ambizioni, e avete un impero asburgico in difficoltà. È chiaro? Le ambizioni di Napoleone III le abbiamo già anche in parte viste, però, della guerra di Crimea, okay, che Cavour cavalca. Cioè la Francia vorrebbe espandersi ad est, nelle aree dell'impero ottomano, nei Balcani, in Crimea. Addirittura, non lo faremo, ve lo accenno, Napoleone III si impegnerà contro la Spagna, nell'America Latina, nelle aree del Messico, non per dirvi quant'è ambizioso Napoleone III, il quale cerca di costruire un'egemonia. Parola chiave su cui spendo ancora 2 minuti, poi vado alla Germania. Dire che c'è una lotta per l'egemonia e dire che c'è una lotta tra gli stati per il potere politico militare in Europa. Questo
La storia dell'umanità è sempre caratterizzata dalla lotta per l'egemonia, chiaramente, di popoli e di civiltà. Sarebbe bello, sarebbe, alcuni mi dicono, ma è utopico, Saudino, che non ci fosse la lotta per l'egemonia, ma ci fosse la convivenza. E io vi dico che sarà pure utopico, ma vivremo meglio, perché la lotta per l'egemonia porta una conflittualità e porta guerre e porta poi anche morte e dominio. È chiaro? La lotta per l'egemonia tra le religioni, tra le civiltà, oggi c'è una lotta per l'egemonia, per il conquista del mercato, ok? Che sia il mercato del fast food, che sia il mercato della telefonia. Vi ricordo che c'è una lotta gigantesca egemonica in questo momento per l'egemonia nel mercato globale tra la Apple, la Samsung, Huawei. Cioè, è una lotta per l'egemonia nel mercato. C'è anche una lotta per l'egemonia in alcune aree, la Turchia, la Russia, gli Stati Uniti. All'epoca c'è una lotta per l'egemonia, ok? Tra la Francia, ok? E il nascente Prussia di Bismarck e la nascente scusate, Prussia-Germania di Bismarck. Dunque, la Germania nascente e la Francia entreranno in lotta per l'egemonia in Europa. L'impero asburgico cerca, Gaia, di tenere testa a questa lotta per l'egemonia, ma perderà. L'Italia è troppo debole, e lo è sempre stato, lo sarà ancora nel Novecento, per essere di fatto una potenza egemonica in Europa. L'altra potenza egemonica, che è una potenza egemonica globale dei mari del globo, è l'Inghilterra, che però non si interessa a questa lotta per l'egemonia continentale. È chiaro? Vediamo cosa accade e passiamo alla Germania. La Germania nasce a partire, vi dicevo, dalla Prussia, e dunque un'unità politica dall'alto. Non avviene l'unità tedesca con delle rivoluzioni, con delle insurrezioni dal basso. Dunque è diversa dalle altre unificazioni, anche da quella italiana. Così facciamo un ripasso, perché l'Italia è una nazione che nasce con una duplice iniziativa: dall'alto, dal Piemonte, la diplomazia, le cancellerie, D'Azeglio, Balbo, Cavour, va bene? Ok? Carlo Alberto e poi Vittorio II, e dall'altro l'iniziativa dal basso dei Mazzignani, dei Garibaldini, dei democratici. La duplice iniziativa dall'alto al basso porta all'Italia. La Germania, se c'è il compito, la domanda anche di confronto, la Germania ha un'unità dall'alto, è realizzata dall'alto, dal gruppo dirigente prussiano. E sapete qual è lo strumento? È la guerra. La guerra. E qua un bel filo rosso, mi piace, se poi il mio argomento, sapete, preferite sia di storia che di filosofia, la politica è il motore della guerra. Se pensate lo scorso anno, immaginate un ipotetico percorso che avrei potuto fare, no, ora facendo un corso di 6-7 mesi. La guerra dei 100 anni, la guerra delle due rose, le guerre in Spagna, le guerre di dipendenza, le guerre franco-prussiane, asburgico-prussiane, e la guerra che produce lo Stato. Lo Stato non nasce tanto da accordi o da matrimonio o da trattato di pace. In minima parte gli stati sono il prodotto. Ma nasce con la guerra, come sono nati gli Stati Uniti, con la guerra contro l'Inghilterra, come sono nati gli Stati Uniti, con la guerra interna tra nordisti e sudisti. Allora, quando avrò tempo per fare storia come vorrei io veramente a scuola, lasciare una traccia come è nato lo Stato da sviluppare in un compito. Perché questo è un elemento caratterizzante, la guerra. Nordisti e sudisti e nascono gli States. Colonie contro Inghilterra e nascono gli Stati Uniti d'America. Ok, Nord o Sud Italia? Austria, Italia, Austria, prego. Quindi sarebbe dire che non nasce uno Stato in una generica, andare a confrontare la diversa nascita degli Stati. E voi trovereste, Rebecca, un elemento comunque comune che ritorna, che è la guerra. La guerra è l'atto fondativo degli stati. E lì, e vado a un pensiero un po' democratico libertario, mi scuso, ci mancherebbe, scusate, lo Stato può fare a meno della guerra. E questo è un problema grande. Ci sono più guerre, ti faccio domanda, Rebecca, nel Medioevo o nell'età moderna? Brava. Ma nel Medioevo ci sono gli stati? No. Vorreste vivere nel Medioevo? Non lo so, perché nel Medioevo ci sono tante altre problematiche economiche, igieniche, sanitarie, religiose. Ma la guerra nel Medioevo è molto, molto, molto meno presente, perché la guerra li fanno gli stati, gli eserciti, le nazioni e gli apparati burocratici amministrativi. E questa è la guerra, e queste lezioni di qua, di oggi e dell'altra settimana, le mettete lì e
e la prossima si riparte e si va alla prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale non la fanno dei gruppi di ragazzi. Gli stati che vi ho fatto quest'anno arrivano dentro le trincee nella prima guerra mondiale. Prego. Ok, è chiaro? Quindi dalla guerra, cioè dalla guerra che lascia lo stato. Eh sì, la caratteristica è quella, sì. E in questo caso la Prussia, attraverso le guerre contro l'Austria e contro la Francia, nascerà. Non c'è l'iniziativa dal basso di abitanti, cittadini, tedeschi. È un'unità dall'alto. Dunque, un ragionamento è come nasce la Germania? La Germania nasce in un processo di unificazione dall'alto di un gruppo dirigente che attraverso la diplomazia e la guerra realizza l'unità tedesca. Sì. Machiavelli sarebbe dentro questo contesto, assolutamente. Machiavelli ci direbbe: lo Stato si amplia dall'alto. Se tu pretendi che uno Stato si ampli dal basso, rischi che lo Stato crolli. Dunque, sicuramente Machiavelli e Hobbes, che non sono i guerrafondai, non so, però attribuirebbero il potere di spade di guerra, attribuiscono assolutamente al sovrano, il quale decide come farla, bene per il collegamento, perché proprio questo è centrale. Per Machiavelli e per Hobbes lo Stato e la guerra vanno a braccetto. Più lo Stato controlla la guerra, il farla o non farla, più lo Stato chiaramente è forte, è sano e si salva. La Francia è una nazione che ha fatto guerre forse con l'Inghilterra come nessuno ha mai fatto. No, però la Francia è un'anomalia, perché è diventata Francia Repubblica o Stato di diritto attraverso la rivoluzione. La Francia è diventata Francia con la guerra, ma poi è diventata una democrazia liberale attraverso processi rivoluzionari. Distinguete le rivoluzioni che sono dal basso dalle guerre che sono dall'alto. È chiaro? Vediamo queste due tendenzialmente guerre. La Germania, come nasce la Germania? Vi dicevo, dalla Prussia. Che cos'è la Prussia? La Prussia è una monarchia di fatto conservatrice, attraverso il governo degli Hohenzollern, la dinastia di Hohenzollern, di Federico di Prussia. È una monarchia centralista, è una monarchia con un grande esercito, è una monarchia assoluta, è stata l'istituto illuminata. La Prussia ha un ottimo, dicevo, esercito, ha un apparato bellico dunque di primo ordine, capacità tecniche e ha un'ottima amministrazione, un'ottima burocrazia. Politicamente, come è organizzata, è una monarchia e c'è un Parlamento. Sì, c'è un Parlamento che ha poco potere. Pensate che c'è un Parlamento in Prussia in cui, ok, ci sono tre ceti, come fosse quello francese un tempo, la Stati Generali, ok? Tre classi che mandano appunto lo stesso numero di deputati in questo Parlamento. E dunque ci sono tre classi come proprio di cittadini, e quella più numericamente minore nella Prussia, ma che ha più peso, sono i grandi proprietari terrieri, cioè gli Junker. Ok? Gli Junker sono i grandi proprietari terrieri, i quali, come ceto, che ha una dimensione anche di classe, perché è un ceto perché è chiuso, ma è una classe anche perché ha a che fare con l'economia. Gli Junker, tra i ceti della Prussia, sono quelli più importanti perché controllano la base economica della Prussia, che è soprattutto agricola, tecnico-agricola. La rivoluzione industriale sta arrivando, ma il grande potere economico è nelle mani di questi grandi proprietari terrieri, gli Junker, i quali sono dunque nel Parlamento la forza, ok, più influente. Ed è proprio dalle file degli Junker che emerge la figura carismatica di Otto von Bismarck, che appartiene appunto a questo gruppo economico, gruppo sociale, il quale è un avversario della liberal democrazia. Bismarck non è un liberal democratico, Bismarck è un conservatore, di fatto. Bismarck anzi è avversario alla liberal democrazia,
che ha messo radici in Francia e in Inghilterra o che sta provando a mettere radici. Dunque Juncker propongono, espongono come guida della Prussia un conservatore autoritario, un uomo che governerà con lacrime e sangue, con il ferro e con il fuoco, Gaia, che si chiama Bismarck. Bismarck, è chiaro? Qual è il progetto di Bismarck? Il progetto di Bismarck è quello di fare della Prussia uno Stato, ok, forte economicamente, forte militarmente, che potesse diventare egemone in Europa. E qual è la direttrice di espansione? La direttrice di espansione della Germania di Bismarck è la parte occidentale della Confederazione tedesca. La Prussia non fa parte della Confederazione tedesca. La Confederazione tedesca sono tutti quegli staterelli tedeschi, autonomi indipendenti, bene Roberta, governati simbolicamente più che realmente dall'imperatore, bene adesso, dall'imperatore d'Asburgo, dall'Austria. Bismarck capisce che in quegli staterelli, in quell'area, c'è la possibilità di un'espansione, cioè c'è la possibilità di annettere degli altri stati, degli altri stati regionali, delle altre regioni tedesche. C'è questa possibilità e tutto comincia con dei ducati tedeschi e danesi, ma non ve li chiedo, ragionate così. Bismarck individua in alcuni ducati tra la Germania e la Danimarca dei territori di fatto da annettere, è chiaro? Da annettere alla Prussia. L'Austria ovviamente non vuole che quei territori tra la Germania occidentale e la Danimarca vengano annessi, e dunque l'Austria, quando Bismarck, siamo negli anni 60, 1800 appunto, 64-65, comincia a muovere il proprio esercito per annettere questi territori, ok, del Holstein, Lauenberg, questi territori, ok, diventano oggetto di tensione e l'Austria si prepara alla guerra, ma la Prussia li conquista, li annette, e solo dopo l'Austria, che ha paura della guerra contro la Prussia, dichiarerà guerra. Dunque, ricapitolo, la Prussia conquista questi territori tra la Germania e la Danimarca, li annette, ecco, come dire, politica di potenza, la Prussia annette a sé, con molti anche abitanti di quei ducati che sono anche d'accordo, ma poi la Prussia è talmente una forza militare che non c'è una vera guerra, questi vengono annessi senza di fatto guerreggiare, ma a quel punto l'Austria, 1865-66, dichiara guerra alla Germania e c'è la guerra prussiano-austriaca, austro-prussiana. La guerra austro-prussiana dura di fatto neanche un annetto, perché la Prussia sbaraglia l'Austria. La Prussia sbaraglia l'Austria. E a Sadova c'è una sconfitta campale esiziale per gli austriaci. E nel 1866 l'Austria sarà costretta a firmare la resa. È chiaro? L'Austria, la resa vuol dire che concede quei territori alla Prussia. Prego. Quindi l'Austria si sente coinvolta perché la Prussia vuole appunto invadere, vuole conquistare questi territori, sì. E soprattutto, certo Roberto, e soprattutto vuole di fatto espandersi, e un domani questa espansione non finirà lì, continuerà, cosa infatti che avviene. Una riflessione, poi passo alla questione con la Francia, importantissima, anzi due questioni. La prima, la Prussia di Bismarck combatte in un modo nuovo. Il generale von Moltke, Moltke, fa una guerra di movimento, in cui muove rapidamente
le truppe a piedi e i cannoni, guerra di movimento, mettetevelo bene per iscritto, perché l'idea dei tedeschi nella prima guerra mondiale, poi non riusciranno, sarà una guerra rapida di movimento, l'idea di Hitler nella seconda guerra mondiale sarà una guerra rapida di movimento. I tedeschi stanno elaborando un'idea nuova di guerra, non gli eserciti che si sfidano su un campo di battaglia come quello di Napoleone Bonaparte, ma una guerra di movimento in cui tu riesci ad attaccare, a cerchiare, a colpire il tuo avversario in maniera molto rapida. Dunque i tedeschi hanno una supremazia militare, questa cosa qua mi è utile per il prossimo anno. Perché la Germania fa due guerre mondiali? Contribuisce perché è militarmente potente, la Germania è armata fino ai denti. La piccola Prussia sconfigge un impero grande come quello austriaco, asburgico, perché militarmente più forte, perché possiede armi e tecnologie. La forza della Germania si chiama tecnologia, ma voi, facendo tedesco, è un po' di cultura tedesca, ok, ce l'avete, un po' di storia tedesca ce l'avete, questa cosa la ritrovate. Ancora oggi la Germania è la patria della tecnologia in Europa. È chiaro? Prima annotazione questa, 1866. Sconfitta campale. Seconda questione, questa guerra è per gli italiani la terza guerra di indipendenza, perché vi ho detto il governo italiano allo scoppio, vi ho fatto ieri, allo scoppio della guerra tra Austria e Prussia, il governo italiano si schiera con il governo prussiano di Bismarck, dà un appoggio, in cambio di questo appoggio, nonostante tutte le sconfitte militari riportate dall'Italia, l'Italia avrà il Veneto. Dunque, il processo di unificazione tedesca porterà la Prussia ad espandersi, di fatto a conquistare tutti gli stati reali tedeschi, andando poi avanti, e porterà l'Italia ad avere il Veneto. La Prussia conquista gli stati reali tedeschi e l'Italia ottiene il Veneto perché si è alleata con la Prussia. Prego. L'Italia non può allearsi con la Prussia, sapendo che fosse nemica dell'Austria. E ha usato, Rebecca, il nemico del mio nemico e mio amico, un principio veramente della Roma antica. Poiché la Prussia è nemica del mio principale nemico, che sono gli austriaci, mi alleo con la Prussia di Bismarck per avere il Veneto. È chiaro? È il trionfo di Bismarck, perché da quegli staterelli viene conquistata tutta di fatto la Confederazione tedesca. Ma non basta qua, andiamo alla seconda e ultima parte della lezione. Perché? Perché ora la potenza di Bismarck si orienta verso quelle due terre che penso che già alle medie, no, avete visto come terre contese di più guerre mondiali, l'Alsazia e la Lorena. Veniamo a noi. Ripeto, la guerra austro-prussiana si conclude con il trionfo di Bismarck e del generale von Moltke. Con la guerra di movimento sbaragliano l'Austria e la confederazione germanica finisce, perché tutti gli staterelli, va bene, Magdeburgo, Brandeburgo, la Baviera, tutti entrano progressivamente a far parte della Germania, è chiaro? La Sassonia. A questo punto, ok, la Germania di Bismarck, astutissima, si concentra verso le terre dell'Alsazia e la Lorena. Fermi lì. C'è sempre un casus belli. E Bismarck lo cavalca. Genio, stratega, uomo violentissimo, è Bismarck. C'è un vuoto di potere in Spagna. La monarchia spagnola, un vuoto di potere, la dinastia termina. E attraverso i matrimoni spetterebbe, okay, la nobiltà prussiana tedesca ereditare il trono di Spagna. Questa cosa non è realizzabile, è chiaro? Ma la Prussia, sapendo che non è realizzabile, rivendica il trono di Spagna. Fermi lì. C'è un vuoto di potere nella Spagna che per matrimoni parentele porterebbe direttamente a una rivendicazione del trono di Spagna la Prussia, la Germania neonata, nobiltà prussiana. Sapete solo questo. La Francia di Napoleone III, ragazzi, è un fiammifero che si accende facilmente. Napoleone III ha questo difetto, ok? Si innesca immediatamente. La Francia, proragionateci, dice, oddio, mi accerchiano. Perché se la Germania, che è nata di Bismarck,
avesse anche il controllo, seppur indiretto, della Spagna, io, Francia, sono a sud e ad est, accerchiato da questa potenza che ha dimostrato militarmente di essere fortissima. Dobbiamo impedirlo. Allora cominciano a esserci, anche questa cosa ve la sottolineate, perché il nazionalismo della prima o seconda guerra mondiale non nasce dall'oggi al domani, nella Francia di Napoleone III, manifestazioni contro i tedeschi. Comincia Napoleone III ad alimentare un sentimento antitedesco e Bismarck comincia ad alimentare un sentimento antifrancese. L'inimicizia franco-tedesca che ci porta a due guerre mondiali è tipica della fine dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento. Cosa vuol dire? Che la cancelleria, ok, tedesca non perde occasione per criticare i francesi, manifestazioni patriottiche, nazionaliste contro i francesi. La cancelleria, l'impero di Napoleone III, non perde occasione per manifestare odio, avversione nei confronti della Germania. C'è tensione e allora c'è un incontro diplomatico, seguite bene. Per evitare la guerra la si vuole. Il Kaiser Guglielmo, che è l'imperatore della Germania, perché la Germania è un impero diventato, ha un imperatore, ok? Il Kaiser, l'imperatore tedesco, Guglielmo, incontra l'ambasciatore francese per risolvere le tensioni ai confini, l'Alsazia, la Lorena, sono questi termini, queste aree, la Pomerania, tutta tensione intorno a quest'area. E al termine di questo incontro, che è molto teso, Bismarck fa un comunicato diplomatico in cui, con un'ambiguità lessicale tra francese e tedeschi, di fatto fa apparire l'ambasciatore francese come un diplomatico che è stato abbastanza inetto e messo alla porta. Cioè, questo incontro era un incontro che non è andato, come dire, è talmente di basso profilo che Guglielmo non ha quasi voluto dialogare, incontrare l'ambasciatore. È chiaro, cioè Bismarck con una dichiarazione ambigua umilia l'ambasciatore francese, il quale di fatto torna a casa con questo pugno di Mosca, questo nulla di fatto. Lo riceve di poco, di malavoglia, ma soprattutto in realtà nel comunicato fanno emergere questa sorta di schiaffo diplomatico. È la goccia che fa traboccare il vaso, perché Napoleone III, che non aspettava altro che far la guerra in realtà, Napoleone III la prende come una provocazione. Vedete, lì dovete ragionare sui patriottismi che diventano nazionali. Noi francesi, voleva la guerra e dichiara di fatto guerra alla Prussia di Bismarck, cioè la Germania ormai. E la Germania di Bismarck, di Guglielmo, non vedeva di fatto l'ora di andare alla guerra. Guglielmo I e Otto von Bismarck hanno creato un trappolone diplomatico a Napoleone III, il quale, animato, dicevo, da forza, orgoglio, anche sciovinismo, narcisismo, porta la Francia a una guerra e ad una sconfitta. Nel 1870 a Sedan, ok, Napoleone III ha perso la guerra. C'era un detto francese: a Sedan, Napoleone cède Sedan, cioè ha perso, ha ceduto i suoi denti. Cioè a Sedan è stato duramente sconfitto Napoleone III e da lì la Germania di Guglielmo I e di Otto von Bismarck annette l'Alsazia e la Lorena. L'unificazione tedesca dunque è nel 1871 proclamata in pompa magna, ok? Dunque nel 70 Napoleone III, nel gennaio perde, nel 71 Bismarck, Guglielmo I proclamano l'unità tedesca e fanno firmare a Francoforte, ok, la resa alla
alla Francia, 1871. Si entra. Sì. Ok? E sui territori che la Francia riprenderà nella prima guerra mondiale. Alla Francia, eh? Sì, ma ricordi sempre Gaia, che da una battaglia persa sul campo è indispensabile far emergere un trattato di pace con una bella firma in calce in cui il contendente ammette la sconfitta. E dunque nei primi anni 70 voi avete l'unificazione tedesca, nasce l'impero. Conclusione, ultima. Durante questa pace nel 71 accade una cosa che è un unicum, a cui il prossimo anno, parlo da qua, dedicherò un'intera lezione, perché è importante anche politicamente, socialmente, ma anche simbolicamente. Nella primavera del 71, mentre Napoleone III firma la resa, mentre Napoleone III dunque è stato sconfitto, mentre la Germania di Bismarck e Guglielmo proclama l'unificazione tedesca, a Parigi, oggi che si parla ancora di differenza tra città e periferie, nel voto di questi giorni, ma io vi ho detto già dalla Rivoluzione francese in avanti la differenza tra cosa accade in città e cosa accade in periferia o in provincia. A Parigi, nella primavera del 71, accade un qualcosa unico fino alla storia. Dei gruppi della sinistra radicale, socialisti, comunisti, anarchici, prende con un'insurrezione, Napoleone è stato sconfitto, l'esercito non c'è, prende il potere e proclama la Repubblica. La sinistra radicale, ok? Anarchici, comunisti, socialisti, ultrademocratici, e proclamano una comune, la Comune di Parigi, una repubblica comunarda. Cosa vuol dire? Proclamano la Comune di Parigi, cioè il governo dei cittadini e dei lavoratori di Parigi, l'autogoverno assembleare dal basso dei lavoratori e dei cittadini. Per la prima volta nella storia moderna, dal basso, proletari, bottegai, cittadini, politicizzati, anarchici, comunisti, socialisti, proclamano la Comune di Parigi, cioè un governo del popolo, dei cittadini, il governo dei comunardi, cioè una città che ha un'assemblea, ok, che è eletta democraticamente dal basso, e questa assemblea, ok, governa in che modo? Sempre in contatto con, ok, i cittadini. I cittadini sono presenti in questa assemblea e questa assemblea emana dei rappresentanti che sono dei delegati diretti che devono governare in nome del popolo della Francia, in questo caso di Parigi. Chiudo dicendo che questa esperienza è un'esperienza della sinistra radicale in cui si vuole provare a instaurare una democrazia diretta. Il popolo vota nell'assemblea, l'assemblea dà l'incarico a dei delegati rappresentanti di attuare quello che l'assemblea ha votato, e se i delegati non lo rispettano vengono rimossi. È un'idea di democrazia diretta alla Jean-Jacques Rousseau come modello, con elementi anche di socialismo. Perché cosa propone questa assemblea? Riduzione dell'orario di lavoro, il salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro, il salario minimo, Roberta, l'esercito è popolare, non più l'esercito in mano dello Stato, ma l'esercito in mano alla Comune di Parigi. Dunque avete a Parigi il governo dei lavoratori, dei comunardi, socialisti, comunisti, anarchici, ultrademocratici, e fuori Parigi chi? Napoleone III è scappato e c'è un nuovo governo liberal borghese. Come termina la vicenda? Che questo nuovo governo francese, aiutato dalla Germania di Bismarck, militarmente entrano a Parigi e sconfiggono dopo 3 mesi, uccidendoli quasi tutti i principali leader, i comunardi della Comune di Parigi.
Dunque, l'esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi termina nel sangue, la democrazia diretta è stroncata, la cosa interessante, vengono uccisi più di 20.000 comunardi e che la Francia nuova del Thiers, la Francia liberale borghese, e la Germania di Bismarck, che sino a qualche mese prima si erano massacrati sui campi di battaglia, si uniscono contro la Comune, perché tutto può accadere tranne che lavoratori, popolo, cittadini decidano di governarsi direttamente.